Buongiorno, oggi EFA News è a Colonia per la grande fiera internazionale dell'alimentare a Nuga. Oggi andremo a conoscere alcuni produttori italiani che ci parleranno delle loro novità e delle loro strategie per l'export. Siamo con Lorenzo Beretta della Fratelli Beretta, azienda ormai storica, ma azienda che ormai ha una dimensione assolutamente internazionale. Vogliamo chiedere a lui quali sono i progetti per l'export di Beretta. Quest'anno alla Nuga presentiamo due grandi progetti, un progetto nel mondo dei salumi e un progetto nel mondo piatti pronti gastronomia. Nel mondo dei salumi sicuramente uno dei nostri focus degli ultimi anni è il mondo dello snack e in questo caso stiamo presentando uno dei, diciamo, dei prodotti principali che abbiamo, i salamini, e stiamo cercando di affiancare nuovi gusti e nuove modalità di consumo appunto nel mondo dello snack. Del mondo invece della gastronomia, dove usciamo col marchio Viva la Mamma Beretta, stiamo presentando degli antipasti fatti da verdure, degli antipasti fatti di pesce, e nel mondo delle paste stiamo presentando, nel mondo della pasta fresca, paste fatte con grani diciamo grezzi, quindi paste di grano saraceno oppure paste di farro. Quindi stiamo cercando di innovare e creare qualcosa di nuovo. Ecco, perché noi conosciamo Beretta, diciamo, principalmente per i salumi, però ormai Beretta è un'azienda che si è allargata appunto grazie alla linea Viva la Mamma anche ad altri settori. In Italia Viva la Mamma ha un grande successo, all'estero come stanno andando, come va la linea? La linea all'estero è stata presentata da un paio d'anni e l'obiettivo per il 2017-2018 è cercare di portare ed incrementare la presenza all'estero. I principali sicuramente paesi saranno i paesi europei, dove ultimamente, negli ultimi anni, il trend della cucina italiana è sempre in voga e si sta sempre di più sviluppando, quindi pensiamo di portare prodotti originali italiani e di cercare di farli conoscere sempre di più al consumatore. Al di là dell'Europa, quali sono i principali paesi a cui state guardando, a cui pensate di entrare? Sicuramente Nord America, dove tra Stati Uniti e Canada c'è grandissimo interesse sia nel mondo dei salumi che nel mondo della gastronomia. Centro America, Messico in primis sicuramente, e Sud America con Brasile e Argentina in testa. Mentre nel mondo asiatico, Giappone da anni è un grande estimatore della cucina e della salumeria italiana, e poi vengono altri paesi quali Corea. Purtroppo ancora oggi il mondo della Russia è chiuso, speriamo prima o poi si possa aprire anche questo grande paese. Ecco, appunto, la Russia è un grande problema per aziende come le vostre che sono sempre state aperte in questo paese. Ci sono degli sviluppi o insomma il governo si sta adoperando per l'apertura? A quanto ci viene spiegato si stanno cercando di adoperare, però in questo momento e nel prossimo immediato futuro sembra non ci possano essere novità o sbocchi in questo paese.